Ciao ragazzi, andiamo subito a vedere come andare a scontornare le nostre foto in maniera impeccabile col nostro Photoshop. Ovviamente andremo a utilizzare l'ultima versione disponibile di Photoshop ed andiamo subito a scontornare la nostra foto. Ho scaricato questa foto in alta definizione, è una foto presa a caso da internet, e poi ne ho scaricata anche un'altra che andremo a mettere come sfondo a questa. Una volta che abbiamo scontornato. Allora, la prima cosa da fare è cliccare su strumento lazzo e ci andiamo a selezionare ovviamente le parti che ci interessano della nostra immagine in maniera molto 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 sciolta. A questo punto clicchiamo su selezione, selezione e maschera. E possiamo fare due cose. O clicchiamo su inverti ed andiamo manualmente a selezionare le parti che ci interessano, ma questo ovviamente diventerà un lavoro più lungo. Oppure ritorniamo all'interno di selezione e maschera, andiamo a cliccare su seleziona oggetto, clicchiamo su ok. E come potete vedere, Photoshop fa tutto il lavoro sporco per noi. A questo punto selezioniamo maschera di livello, clicchiamo ok e il gioco è quasi fatto. A questo punto vado a prendere la seconda immagine che ho scaricato, in maniera molto barbara la adattiamo alla nostra immagine, invertiamo i livelli. E come potete vedere, ragazzi, è un lavoro veramente, veramente fatto molto, molto bene. Ovviamente a questo punto possiamo anche dare un po' di bagliore alla nostra modella. Il gioco è fatto. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate sempre un like, iscrivetevi al canale e seguite i prossimi video. Ciao ragazzi!